Seconda domenica di Quaresima. Per noi le soste hanno un sapore temporaneo. Quante volte per raggiungere la cima di una montagna ci siamo fermati per riprendere fiato, riprendere le forze, ma poi abbiamo ripreso il nostro cammino. Ecco, Gesù in questa domenica ci invita a fare una sosta sul Monte Tabor. Sembra una sosta temporanea, tant'è che sia lui che i suoi tre discepoli scendono dal monte, ma in realtà è una sosta definitiva. E allora perché salire sul monte? Innanzitutto per vedere dall'alto. Dall'alto è sempre una prospettiva interessante. Quando raggiungiamo la cima di una montagna si apre davanti a noi un orizzonte incredibile che magari non immaginavamo neanche. Ma poi anche perché riusciamo a vedere oltre. Tante volte il nostro sguardo si ferma al nostro mondo. In realtà occorre andare oltre l'apparenza, oltre la realtà, perché c'è una presenza che guida e illumina la nostra quotidianità. E infine salire sul monte per vedere Gesù. I tre discepoli assistono alla trasfigurazione, questo Gesù che si presenta nella sua gloria in una luce tutta particolare che raggiunge il cuore e trasforma il cuore dei discepoli. Ecco allora l'importanza di salire sul monte insieme a Gesù, perché ad essere purificato è il nostro sguardo. Riusciamo a vedere dall'alto la nostra vita, cioè dalla prospettiva di Dio, che è sempre molto più interessante della nostra. Riusciamo a guardare oltre, andare oltre la realtà, le difficoltà, le cose che appaiono, per scoprire la presenza di Dio che tutto rende più luminoso, e poi vedere Gesù. Davvero il nostro più grande amico, il nostro compagno di strada. E allora in questa domenica vogliamo fare una sosta anche noi sul Monte Tabor, una sosta che sembra temporanea, ma in realtà è decisiva e definitiva, perché cambia il nostro modo di essere discepoli autentici di Gesù in questo mondo che abitiamo. E allora vi auguro una buona sosta in questo cammino quaresimale.